Buongiorno, siamo qui al Salotto Culturale di Day Italia News per questo pomeriggio con la nostra ospite, l'attrice nonché regista anche, Lucia Menapace, che ci parlerà del lavoro che sta affrontando in questo momento. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di questa opportunità. Direi che possiamo iniziare parlando di quello che è un lavoro che mi ha dato moltissima soddisfazione per la produzione del Teatro dell'Accadente di Forte dei Marmi con l'attrice e collega che mi ha voluto, Gabriella Ghilarducci, e la regia di Luca Brozzo con anche la partecipazione di un'altra attrice del cast che è Patrizia Pucciarelli e delle Serve di Jean Genet. Quindi un lavoro complesso, drammatico, rielaborato in maniera particolare, diciamo audace, trasgressiva, che sta avendo appunto particolarmente successo, ha avuto in questo periodo perché ci ha dato molta soddisfazione, non solo per la tematica affrontata, ma anche perché appunto ha avuto, dicevo, in tutta Italia riscontri e siamo in finale in vari premi, ecco, di teatro. Allora, nelle Serve il ruolo della donna è importante, vero Lucia? Ci puoi parlare innanzitutto del personaggio? Beh, nelle Serve, intanto, per chi conosce anche il testo, è un lavoro a tre donne, quindi esclusivamente al femminile. Si parla di trasgressione, di anche subordinazione di un ruolo, del ruolo della donna, in questo caso la serva, no? Rispetto alla padrona, che genera in questo caso un lavoro non attuale, nel senso attuale per la tematica che si può sempre ritrovare, no? Quella magari dell'invidia piuttosto che della differenziazione di classe, che genera purtroppo a volte anche dei problemi di tipo proprio patologico. Quindi da quello che è una rivalità, anche non solo solidarietà in questo caso, ma rivalità, perché comunque le serve vivono una condizione di odio, amore verso la propria padrona, che genera in loro poi purtroppo una patologia, delle manifestazioni purtroppo in un certo senso represse, in un altro che scatenano purtroppo sentimenti tutt'altro che piacevoli. Quindi un lavoro al femminile, dove abbiamo però, ecco, delle donne in conflitto tra di loro, in conflitto con se stesse e insoddisfatte. È importante capire il momento in cui che stiamo attraversando, il momento storico, quindi diciamo dibattuto non solo per l'emergenza sanitaria, no? Diciamo il Covid che ha penalizzato il teatro e anche altre attività di carattere artistico, quindi il fatto di non potervi rappresentare direttamente con il pubblico è stato, diciamo, una sorta di penalità, no? Anche per l'attore stesso, non solo il pubblico che non aveva la possibilità di emozionarsi, no? Attraverso proprio lo stare in teatro e deve, come ora, gustare, io credo che non è la stessa cosa, il teatro attraverso lo streaming o attraverso altre forme, proprio per via del Covid. Quindi il Covid ha penalizzato e quindi anche Lucia ci dirà qual è la vita, ecco, che stanno attraversando le artisti del tuo settore in questo momento. Io mi scuso se ci troviamo a questa distanza, però proprio per le prescrizioni da Covid, non avendo la mascherina, dobbiamo stare almeno un metro di distanza. Quindi ecco, Lucia ci parlerà anche del vivere, no? Questo momento duro, in questo momento attraverso il Covid per l'attore. Parlo sicuramente a nome di chi fa questo lavoro in maniera ancora più professionale di quella che ho fatto io in passato e che sto facendo adesso. Sicuramente tutto il settore artistico, non solo per un fatto di distanze, ma per trovare appunto poi con le giuste precauzioni gli spazi per potersi esibire, ha subito una notevole crisi. E parliamo e andiamo non solo a parlare di prosa, ma anche di danza piuttosto che di lirica, qualsiasi forma di spettacolo, anche altri settori sicuramente sono stati penalizzati e tutti noi soffriamo di questo periodo, qualunque tipo di lavoro si faccia. Forse molto spesso la cultura, pur che sia un ambito importante, soprattutto anche in Italia per ciò che riguarda la cultura del nostro paese, che spazia appunto anche con gli autori in ambito di prosa,
i registi, abbiamo dei registi eccezionali, quindi spazia da un punto di vista artistico in maniera eccezionale in tutto il mondo, però purtroppo in questo periodo siamo limitati. Purtroppo le produzioni non possono portare i propri spettacoli, perché si parla anche di produzioni importanti che magari non avendo sovvenzioni e subendo una limitazione di pubblico purtroppo non possono essere magari acquistate, con quello che poi è tutto un deficit che va sull'attore, sul ballerino, sui tecnici, su chi lavora anche dietro gli artisti che si esibiscono sul palco. Purtroppo. Allora, Lucia ha detto una cosa giustissima del fatto che sta soffrendo molto il teatro italiano, e noi cercheremo appunto di stare vicino al teatro attraverso questo nostro salotto che continuerà con altri appuntamenti, ma far parlare anche ovviamente gli attori di teatro e i registi. Allora, Lucia ci dirà gli ultimi lavori, no? Dove ha collaborato, di Bosco e anche Xanax, che cosa hanno rappresentato e perché continuare anche a parlare della donna, no? Attraverso il teatro. Allora, premetto Silvia che io ho interpretato sempre ruoli di donna molto forti, magari sicuramente più sul drammatico che sul comico. Mi sono occupata anche di regia. Allora, il Bosco è stato un lavoro a due, molto spesso è stato appunto sono stati lavori con protagonista la donna, ma con dei partner maschili sicuramente validi e appaganti. Quindi il Bosco è un lavoro che io feci tantissimi anni fa, che è stato replicato in Toscana, in varie location toscane, in questo caso si parla di quello che è un po' l'animo, i sentimenti tra uomo e donna, che anche lì non sempre sono facilmente gestibili. Xanax è stato un lavoro che mi ha dato soddisfazione lo stesso, perché è un lavoro lo stesso uomo-donna, ma dove si parla di quella che può essere una nevrosi, non solo al femminile ma anche maschile, del nostro vivere, no? Del vivere non in situazioni critiche proprio come queste, anche storiche, sociali, culturali, ma proprio semplicemente nel rapporto di coppia, che poi ti porta a purtroppo a dei disagi, a delle insofferenze, delle insoddisfazioni. Così come invece, guarda caso, cambiando un po' il genere, molti anni fa, questa è stata praticamente una delle mie prime regie su un testo di René de Obaldian, un autore francese, dove invece si parla di quella che è la psicanalisi degli animali, che poi è diventata, rispetto a quest'autore che è un autore francese ma datato, cioè insomma piuttosto del secolo, ma anziano, quando io feci questo lavoro era veramente molto, molto anziano, vivente. Ecco, dove si parla poi anche di animali, no? Nel senso del nostro rapportarsi, di pensare che poi anche gli animali come noi devono essere psicanalizzati e curati, e magari ci si confonde anche un po' tra noi e loro, no? Non si sa più se siamo noi, questo spettacolo poi alla fine dice questo, se siamo noi a dover essere curati e psicanalizzati o veramente i nostri animali sui quali riversiamo le nostre nevrosi. E devo dire che io sono di Carrara, sono toscana, ho avuto il piacere e la soddisfazione di fare tantissime cose in quel della Liguria, che mi sta ospitando anche adesso, La Spezia, e con un regista al quale voglio molto bene, che è Roberto Di Maio. E in questo caso un altro personaggio forte è stato quello di Leonarda Cianciulli, la famosa serial killer, una delle prime serial killer, no? Quindi della storia italiana, in questo caso con la regia di Roberto Di Maio, l'adattamento lavorando quindi con la compagnia teatro dipartimentale, con Roberto Di Maio ovviamente io che ho conosciuto alla Spezia ho fatto tantissime altre cose. Ma ecco, anche qui parliamo della donna, no? Della donna che degenera, forse non so perché sarà forse simbolico relativamente alla mia personalità, ma i personaggi forti, spesso deviati, come quello delle serve, Solange nelle serve, del quale stavo parlando prima, o questo di Leonarda Cianciulli, che potete comunque cercare e vedere la storia, sono personaggi forti che comunque io ho fatto con piacere, che mi diverto anche a fare, perché mi appartengono proprio anche nella loro complessità, nella loro devianza e tutto quanto. Quindi
invece poi molto spesso in passato mi sono dedicata ai reading poesia, ecco, e questo che sarà invece un lavoro che io spero di poter, no, per dare una speranza anche alla ripresa, legami su testi di Aldo Guerrieri, che è un mimo, è un attore in poesia fantastico. Qui ora questa è una locandina di una presentazione di un suo, dei suoi testi, delle sue poesie avvenute in un'altra occasione, però sempre con Roberto Di Maio e la regia e la partecipazione quindi non solo di Aldo Guerrieri e di Paola Gaspari per ciò che riguarda la parte mimica, ma avremo anche una bellissima collaborazione con la scuola, una scuola di danza di La Spezia. Ecco, quindi avremo modo di ricominciare questa volta in poesia unendo altre arti, cioè il mimo, la danza, per creare, speriamo, un progetto che esca fuori da qua particolare e innovativo, ecco. Allora, grazie Lucia, fatto che ci hai parlato dei tuoi lavori. Grazie. E non abbiamo ancora concluso, non scappare per questo appuntamento. Allora, due temi interessanti che vogliamo affrontare con il nostro pubblico. Allora, partiamo dal prima di arrivare alla donna, perché la donna è complessa, no? Non solo si può parlare di cultura, si parla di genere, si parla di tutto quello che stiamo affrontando e poi vediamo il suo ruolo anche nella nostra società dal punto di vista dell'uomo, no? E della violenza che purtroppo ancora sta subendo anche a livello sociale in diverse culture, e mi interessa, come interessa a tutti, soprattutto la nostra cultura, quella della società occidentale. Però prima di parlare, poi ci farei anche uno sketch, no? Se vuoi, un attimo, un'improvvisazione sulla donna, cos'è la donna, ce lo farà vedere Lucia. Parliamo un attimo, una piccola parentesi degli animali, no? Hai parlato appunto del tuo lavoro dove si psicanalizzava l'animale che diciamo assorbe le paure umane e alla fine è vittima, no? Dei nostri comportamenti, come diceva anche Coral Lorenz. Cosa vogliamo dire, no? Come attrice, anche regista, proprio di fronte al rispetto, no? Verso gli animali, anche che oggi vediamo vengono maltrattati, uccisi, ed è, diciamo, obbrobrioso. Allora, premesso che non è... Per il teatro, cioè il teatro come può affrontare questo argomento? Ma io l'ho affrontato, come dicevo prima, in questo spettacolo tra cagna e lupo, in maniera ironica e brillante. Devo dire che le iniziative potrebbero essere diverse, se non proprio con un testo teatrale dedicato, come ho fatto io, ma anche a scopo benefico, no? Quindi potrebbe essere che certe rappresentazioni possano essere comunque a favore di, non solo, come giusto che sia, per scopi benefici umani, ma anche per gli animali. Io personalmente non sto parlando di questo perché me lo sta chiedendo Silvia, ma per me l'amore per gli animali è proprio insito fin da piccola. Io ho vissuto sempre con cani, ora mi è rimasta solo una gatta, però ecco, la cosa drammatica è che io proprio non riesco a vedere anche le testimonianze della violenza sugli animali, forse perché veramente, e qui non vorrei dire un'eresia, ma li trovo veramente molto 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 indifesi rispetto a noi umani, ecco, quindi tutto ciò che è indifeso e viene violentato, secondo me, ecco, è atroce da poter sopportare, vedere, denota veramente una grande viltà, ecco. Ecco, proprio ogni viltà, ignoranza, diciamo, abbiamo già introdotto, continuiamo con la donna. Ecco, l'animale è importante, è anche il nostro specchio, uno dei nostri comportamenti, e va rispettato perché è una creatura che fa parte del mondo in cui viviamo, e senza gli animali non potremmo esserci noi. E quindi il rispetto per l'ambiente e la natura. E la donna che è comunque vittima di femminicidi in questo momento, grandi massacri, violenze domestiche che continuano sempre più, di follie, no? All'interno dell'abitazione ma anche fuori, vittime di stalking quindi uccise giornalmente, la cronaca ne è piena, qualsiasi età, mamme non solo. E al di là appunto di questo discorso del femminicidio, il fatto che non si accetti che la donna possa esprimersi, no? Ecco, il teatro è importante perché la donna attraverso il teatro si esprime, come vivere anche la sessualità,
cioè come vestirsi, come apparire. Diciamo, la donna è libera, no? Come persona di esprimersi. Tu hai fatto ecco un monologo, no? Monologo proprio, hai recitato questo della donna, la donna che parlava. Diciamo noi, diciamo con la vagina, il monologo è importante. E Lucia ci spiega perché il ruolo della donna. La donna cos'è nella nostra società? Allora, il fatto che si parli di femminicidio, di violenza al femminile, non perché poi non ci possano essere dei casi anche al maschile, però difficilmente io vedo uomini proprio stalkerizzati o francamente, e qua non voglio sembrare femminista, però come dire, violentati fisicamente o così, almeno spesso o in maniera frequente come accade per le donne e come si legge sui giornali. Il fatto che se ne parli è già per me un dramma, perché il fatto di poter andare un uomo che va a petto, ora voglio dire, a petto nudo per strada, e questo non vuol dire che la donna lo debba fare, ma che magari mostra una scollatura, ecco, voglio dire, o porti un abbigliamento che può sembrare provocante, ma provocante o semplicemente perché la donna si sente bene in questo suo esporre, forse la sua bellezza, no? O le parti che magari comunque sono del suo corpo, ma che sono comunque dignitose, cioè nella sua eleganza, anche nel suo mostrarsi o nel voler sembrare bella, perché comunque la seduzione è femminile. Quindi questo non deve essere un motivo, una giustificazione al, no? All'approfittarsi o a dare, come dire, aprire le porte a una violenza maschile non giustificata. Ma non solo, il fatto, qui stiamo parlando di un aspetto, dell'aspetto fisico, no? Del fatto che molto spesso una donna viene criticata per come appare anche per strada o come si mostra, ma perché? Noi lo facciamo verso l'uomo? No, e quindi? Cioè, questo non vuol dire che un uomo sia autorizzato a muoversi fisicamente o addirittura in maniera violenta, no? Ok, detto questo, la cosa forse ancora più pesante, ed è ogni volta pesante parlarne, ribadirlo, e non bisognerebbe, è il fatto che comunque c'è una penalizzazione, no? Una penalizzazione perché sei mamma, perché non trovi lavoro, perché non sei un uomo e non hai, diciamo, quell'atteggiamento di potere, o non vieni visto così all'altezza. Questo non vuol dire che poi non ci siano donne di potere o donne che hanno raggiunto delle posizioni, sì, ma sicuramente la fatica è maggiore. Questo è l'aspetto forse più drammatico, quando si è penalizzate perché donna, perché mamma, perché magari forse è meglio l'uomo che ha a parità di cultura, di raggiungimento di posizione, garantisce un qualcosa in più, e ancora non si capisce il perché. Non dico che sia sempre così, non voglio generalizzare, però succede. Bellissime parole, giusto, ci fa riflettere questo, non dimentichiamolo mai. La donna è importante quanto l'uomo e dobbiamo rispettarci per poter vivere in armonia. Un piccolo sketch, un personaggio di un... ce lo vuoi fare al volo, Lucia? Dai! Ma diciamo che fare uno sketch per una che alla fine fa monologhi drammatici o comunque ruoli spesso drammatici è veramente molto difficile, no? La cosa simpatica è che moltissimi anni fa recitai vari ruoli, un po' alla Bracchetti, in un testo di un autore che io amo tantissimo, anche se non è italiano, ed è Woody Allen, no? Che poi alla fine, più che comicità, si parla di ironia, di un'ironia intelligente, di sarcasmo. E allora mi ricordo, in Prova c'è ancora Sam, appunto, di Woody Allen, dove oltre all'attrice protagonista, che in quel caso non ero io, io facevo tutti gli altri ruoli, ed erano tantissimi piccoli ruoli di personaggi che entravano e uscivano cambiandosi rapidamente di abito, no? Cioè io mi cambiavo rapidamente di abito e diventavo un altro personaggio.
e adesso mi metti un po' in imbarazzo, perché fare questo personaggio che era Vanessa, alla fine chi era Vanessa? Vanessa era una donna che si mostrava all'uomo come una grande mangiatrice di uomini, no? E poi alla fine una piccola avance di quest'uomo, che in fondo era con lei sul divano, non certo per strada che la abbordava, ma era lì in comunione, diciamo, di intenti, alla fine si ritrae, no? E quindi era un po' così, no? Ti faccio un piccolo accenno, magari non te lo faccio tutto, perché insomma non lo so se me lo ricordo, perché non mi hai fatto preparare su questa cosa, eh? Mi stai cogliendo proprio all'impronta, no? Quindi era proprio così. Ho avuto molti uomini. Il primo a 16 anni, dopodiché è stato un continuo. Poeti, scrittori. Ho convissuto a un certo punto con 5 pittori, alcuni di loro finocchi, ma che importa. Alla fine li ho raddrizzati io. La mia vita, vabbè, un'orgia via l'altra. Ho sempre pensato al sesso io come a qualcosa di meraviglioso, di solare, da vivere il più intensamente possibile. Beh, adesso tu mi dovresti, diciamo, se fossi l'uomo, abbordare, avvicinandoti, e lei, Vanessa, a questo punto direbbe: oh, ma perché mi hai preso? Ecco, è difficile farlo da sola. Fantastica, fantastica, e veramente dall'idea di cosa dobbiamo essere. Donne, ora io vi saluto, il salotto di Dei vi saluta con me, lascio la parola a Lucia per l'ultimo suo progetto e poi ci lascerà i suoi saluti. Io ringrazio il pubblico di Dei e lascio la parola a Lucia Melapace. Silvia veramente mi ha messo a dura prova in questa intervista, però ringrazio veramente tutti voi di questa opportunità. E il progetto, come dicevo prima, è al quale tengo tanto, fare ancora una volta, come ho fatto in passato, questo bellissimo spettacolo multimediale con il reading di poesia su, appunto, le liriche di Aldo Guerrieri. Spero che sia un lavoro veramente che riunisca varie arti e possa essere apprezzato. Grazie a tutti.